Buonasera a tutti, sono Claudio Toscani, il presidente dell'Orchestra dell'Università degli Studi di Milano e do un caloroso benvenuto a tutti i presenti, anche a nome delle autorità accademiche che come sempre sostengono le attività della nostra orchestra, della nostra stagione. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, è un coro universitario americano che proviene da una delle università più antiche e blasonate degli Stati Uniti, la Rutgers University, e anche questo coro rientra in una tradizione che a noi sembra un po' lontana, ma in realtà è molto diffusa in tutti i paesi, soprattutto di lingua anglosassone. I grandi cori universitari sono quelle unità, quegli organismi che non solo cementificano dall'interno le grandi comunità, ma servono anche a instillare negli studenti, nei professori, negli accademici quel caratteristico senso di appartenenza, quel senso identitario che noi conosciamo molto bene, non fosse altro che dai telefilm, dei film americani. Il coro ci fa l'onore di inaugurare questa sera la sua tournée italiana, è il primo concerto con il quale si esibisce nel nostro paese, e la tournée celebra i 150 anni di attività del coro. Dicevo che appartiene ad una delle più antiche università statunitensi, fondata addirittura nel 1766, al tempo delle prime colonie sulla costa, ancora prima che esistessero gli Stati Uniti. Quindi con molto piacere che diamo loro il benvenuto e li ringraziamo per la loro presenza. Questa serata, assieme alle altre due sere che sono organizzate nel mese di maggio, vede nostro ospite Save the Children, che è rappresentata qui da Anna Ferrari, volontaria dell'associazione, che è molto attiva soprattutto in questo momento nell'emergenza che tutti conosciamo, quella legata all'Ucraina. Io non aggiungo altro, ma le cedo la parola ringraziandola di essere con noi. Grazie a tutti e soprattutto ovviamente ringrazio la Fondazione Unimi e l'Università Statale di Milano. L'Ateneo collabora già dal 2021 con Save the Children, con il progetto volontario per volontari per l'emergenza, e questo progetto in particolare si chiama Druzi, che significa amici. Amici, questo perché sono stati coinvolti ragazzi, studenti che conoscono la lingua ucraina ed anche russa, e quindi online cercano di trasmettere, di comunicare con i bambini e i ragazzi che in questo momento sono profughi, sono fuggiti e hanno bisogno di un supporto, ma proprio un supporto di integrazione. E questo è molto importante. Save the Children dal 2014 è in Ucraina, si trova in Ucraina, e in questo momento nella parte orientale per l'accoglienza dei profughi, a cui vengono dati diciamo i generi di prima necessità, kit medici, kit alimentari e soprattutto anche un supporto psicologico e legale. La stessa cosa la fanno ai confini con la Romania, con la Lituania e con la Polonia, sempre con diciamo questo procedimento. In Italia per ora sono presenti verso il Valico Fernetti, che si trova vicino a Firenze. In più, in città come Milano, Roma, Napoli, cercano di aiutare le famiglie, soprattutto le mamme con i bambini, e ci sono purtroppo sempre tanti in queste occasioni bimbi minori non accompagnati, dando sempre, soprattutto in questo caso, assistenza legale per aiutarli a destreggiarsi in questi frangenti, ma danno anche un supporto economico con voucher, con gift card, in particolare per mamme e bambini. Infatti
questa, diciamo, raccolta, questi fondi andranno direttamente al Fondo Emergenza Bambini, perché Save the Children lavora per i bambini, quasi solo ed esclusivamente per i bambini, e perché i bambini sono il nostro futuro, i bambini sono capaci di incamerare, diciamo, anche le disgrazie, però devono essere aiutati, devono essere supportati, perché solo così possono avere almeno un minimo di sicurezza per proseguire nel percorso della vita. Io vi ringrazio e vi auguro un buon concerto. Grazie. Grazie ad Anna Ferrari anche per tutto quello che la sua associazione fa. Grazie. E ora vi lasciamo alle note del coro della University di Rutgers, diretta da Patrick Garner. Buona serata a tutti. Oh.
Numbered in
And by yon bonny breeze, where the sun shines bright on Loch Lomond, where me and me true love will ever want to gay, on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Thank you.
Can you tell the audience that this is my favorite contemporary Italian composer that we just sang, Giovanni Bonacco? Buonasera a tutti. Voleva solamente aggiungere che questo brano di cui avete appena ascoltato l'esecuzione è il suo brano preferito del compositore italiano in assoluto. Yes. But of course I have another favorite Italian composer. Naturalmente c'è un altro favorito di compositore italiano. Palestrina. Palestrina. Of course. And mi sta invitando per la prossima settimana di venire in Vaticano per ascoltarli la Sala Basilica di San Pietro. Oh,
next piece we would like to dedicate to the cause for tonight, to the refugees from Ukraine, especially the children. Dona Nobis Pacem by Joseph Gregorio. The words simply mean, grant us peace. Can we all pray for peace as soon as possible? Dona Nobis Pacem for the children of Ukraine. Thank you.
Rutgers University. Prima di andare via, vi lasciano con due canzoni della Rutgers University, tipiche universitarie. The first one is a tradition that many schools throughout the world have. It is our alma mater that speaks of the university on the banks of the old Raritan, the university right on the side of the river where our college is situated. Questa prima canzone è l'inno della loro università sulle rive appunto del fiume Tarytan, dove l'università è situata. And at this point we'd like to ask any alumni in the audience to come sing the alma mater. Se c'è qualche ex alunno nel pubblico, è invitato a cantare. Eccolo! L'abbiamo trovato! If you have time, you should hop on the train to Zurich, where our alumnus Andrew Moore is singing with the Zurich Opera. L'ex alunno è a Zurigo con l'opera a cantare, quindi siete invitati ad andare anche ad ascoltarlo. Let's see if he remembers his part to the alma mater. Vediamo se si ricorda la parte. From far and near we came to Rutgers and resolved to learn all that we can. And so we settled down in that noisy college town on the banks of the old Raritan. On the banks of the old Raritan, my friends, where old Rutgers evermore shall stand. For has she not stood since the time of the flood on the banks of the old Raritan? Then sing aloud to alma mater, sul palco Luisella Molina dell'orchestra Unim e Luisa Longhi delle serate musicali che ci hanno ospitato questa sera. So it was such a pleasure to meet Luisella today. È stato un vero piacere di incontrare Luisella quest'oggi. Who worked so hard for the arrangements here in the hall. Ha lavorato molto assiduamente. Yeah. Oggi per sistemare tutto il gruppo sul palco. And when I really needed it, took me to get an espresso. E quando aveva bisogno l'ha portata a avere un espresso. And so since Luisella works here in the music school, we have for her a hat from the music school, the Mason Gross School of the Arts. E dato che Luisella lavora nel dipartimento di musica, il cappello appunto della scuola della musica della Rutgers University. Well, it's a very esoteric school. Oddio. Oh dear. È una scuola esoterica, veramente di un livello molto alto. It's a very American hat. È una vero, un cappello molto americano. Va bene per il sole milanese. And now for our other presentation, Marcia Mani, our president, would like to give our T-shirt.
il presidente del coro, gli dà la maglietta dell'anniversario del 150° del coro. E ovviamente i CD, così vi potete ricordare del gruppo. Grazie mille. Sì, grazie infinite, è stato un grandissimo piacere. It was a great pleasure to us to have you here. It was a lot of fun also, thank you. And we have also a present for you, for the choir, from our university. Abbiamo anche noi un regalino per il coro da parte della nostra università. È un libro che spiega tutta la storia della Ca Granda. It's a book that explains the story of the Ca Granda. It's this place. Huh? And then... And then another little present for you. You will open and we will see. Okay. Poi c'è un'altra piccola cosa per lui che aprirà e vedrà cos'è. Thank you very much. Thank you. Volevo inoltre ringraziare Adriana Massicci per averci collegato tutti insieme. Grazie Adriana. Jet lag. I almost forgot. We have for you the most American college song. Abbiamo per voi una canzone veramente americana del college americano. Scusate, ma abbiamo un po' di jet lag. Sono appena arrivati ieri dall'America, quindi sono ancora stanchi. The fight song from Rutgers University, The Bells Must Ring. È la canzone delle lotte sportive del college, quindi buon ascolto, buon divertimento. Fight, 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 fight